Buongiorno Cuori Verde, bentornati in un nuovo video. Allora, quest'oggi pensavamo di recensire la live action di One Piece. Bene, allora, io partirei subito da una considerazione spontanea e direi di parlare a nome di tutte noi fan di One Piece, noi ragazze fan di One Piece, e penso di poter veramente dire con eccezionale gioia che questo live action ha veramente rappresentato per noi, la trama di questo live action ha davvero rappresentato per noi un qualcosa di che, insomma, ci ha donato grandissima gioia, commozione, e ma proprio è stata una cosa anche meno. Questa trama che è stata veramente meravigliosa, ha riempito i nostri cuori in una maniera incredibile. La nostra trama è stata... Vabbè, dicevi. La trama del live action, molto lineare. Personaggi perfetti. Fatti da Dio, soprattutto per quanto riguarda Luffy E Kobe. Perché Luffy e Kobe sono quei due personaggi... più stereotipati, più cartoneschi e quindi molto difficili da recitare. Quindi stracomplimenti ai due Grandi attori che complimenti, esatto. Sono stati invece impeccabili, Sono stati perfetti. sia Luffy sia Kobe. Kobe addirittura mi ha proprio impressionato le facce che faceva, completamente terrorizzate da qualunque cosa, anche dall'immagine riflessa allo specchio di se stesso. E il modo in cui, Proprio come appunto, Kobe, esattamente giovane. come Kobe giovane, quindi bellissimo. Devo dire che in generale tutto il live action è stato, come dire, Molto lineare, lineare, molto sì. Fatto bene. ha rispettato molto quella che era l'arco Sì. narrativo reale, insomma. L'arco narrativo della prima parte della ciurma di Capello di Paglia. Esattamente. Con tutti i passati e quel minimo di passato che si vede di Sanji. Esatto. Si attendono le prossime stagioni. Sì. Chissà, sa. Una piccola pecca, la dobbiamo dire, perché, insomma, è vero che per essere un live action nulla da Nulla dire, da dire. per Di essere Netflix, nulla da ancora di dire, più nulla da dire. però un po' di plastilina per fare il naso Usopp e due lenti per coprire gli occhi azzurri dell'attrice di Nami, potevamo farci qualcosa, voglio dire, due lenti in più. Avete speso miliardi per fare sta cidervola di live action e poi mi E poi cascate su il naso di Usopp, gli occhi di Nami, la spada di Zoro. Siete dei delinquenti, Netflix, se ci state ascoltando. ascoltando. Insomma, però li Questo vogliamo stavate bene. aspettando anche la nostra recensione, ancora meno. Non credo proprio, però insomma, sì, migliorabile quelle parti. Vabbè, ormai Nami l'avete fatta con gli occhi azzurri, ce la porteremo avanti Andiamo con gli occhi avanti azzurri. così. Ormai Usopp ce l'avete fatto senza naso, anche perché vedevo difficoltoso un attimo la scena del bacio che tutti avevamo aspettato. Canonica perché è supervisionato da Oda, quindi l'ha deciso lui, sostanzialmente. Esatto. Che era poi quella cosa che noi da bambini, insomma, Che poi, quando sì, avremmo abbiamo voluto visto vedere. il suo arco, volevamo, ci Esatto. aspettavamo. Quindi Gigi, so che sarebbe stato difficoltoso col naso di 2 chilometri, però nel senso Usopp è Usopp. Non finiva bene. Così in un occhio. Accecata attrice sul set del live action di One Piece. Comunque, ci sono stati dei personaggi di rilevanza, di uguaglianza Assolutamente impeccabile. assurda. Tipo Mihawk. Mihawk è Mihawk uguale. uguale, uguale identico. Garp uguale identico. Kaya uguale identica. Sì. Sì. E poi anche tra i principali, Nami e Zoro sono identici. Veramente Zoro identici. nell'anime sembra il padre di Luffy qua. Qua è un 19enne come deve essere. La trama. Come deve essere. Come deve essere? E abbiamo apprezzato che sia esattamente come deve essere. Perché proprio. Per cosa?
No, dico che è molto somigliante all'anime, proprio fatto bene, cioè nel senso è simile, non so. Dicevamo, questo live action ci ha veramente regalato delle emozioni urca e io non ce la fa, bisogna che parli tu perché io... Questo live action è stato molto lineare, molto, molto bello. Bellissimo, oserei dire. Soprattutto la trama. La trama. La trama che è stata comunque La lineare. trama, sì, è quella dell'arrivo della prima parte della ciurma di Luffy, di Esattamente. cui Zoro è il vicecomandante. Per Dio, sei Per cui non ha il più bisogno di minutaggio, quindi tagliamolo direttamente. No, no, nel senso, cioè abbiamo apprezzato perché comunque dà quella verve, quell'interpretazione, quella che, insomma, lasciamo Zoro che sta bene dove sta. Comunque, dicevamo, allora, a parte queste considerazioni, ripetiamo, per essere un live action, per essere fatto da Da Netflix. Netflix, soprattutto. Nulla da dire, stiamo aspettando, come penso tutti, la seconda parte. Ora, io per la seconda parte Paura. Da ho un po' di paura. una parte paura, dall'altra grande aspettativa. Sì, il problema è che anche loro hanno grandi aspettative di guadagno e quindi ho paura che se ci hanno messo anni per fare questo e abbiamo degli errori tipo la spada di Zoro, io ho paura che adesso che devono fare la seconda e la devono far partorire In 02. in 02, io ho tanta paura perché nel secondo arco narrativo subentra un personaggio tipo Chopper. E Vai, Chopper. Tony, Tony Chopper! E Chopper. Però. Io adesso Netflix, se ci stai ascoltando, io te lo dico. Io muoverò una petizione se serve, ma Chopper deve Deve essere essere Chopper. Chopper. Ok? Non Hashtag bambini. Chopper must be Chopper. Esatto, no bambini con le corna, no adulti con le corna, no bambini con pelo in faccia, no, Chopper Chopper deve deve essere essere Chopper. Chopper. Ok? Se siete E arrivati a fin questo qui? punto del video, commentate con Chopper deve essere Chopper. Questo è quanto. Questo piccolo accenno sulla seconda stagione perché ci tenevamo a lasciare il nostro segno, nel Segno. senso va bene che è un live action Netflix, Va bene tutto, ma però Chopper è Chopper. bello anche l'ultima considerazione, bello anche il fatto che abbiano dovendo tagliare per forza perché comunque One Piece Sì, è non ci poteva enorme, non stare ci poteva stare tutto, hanno tutto, tagliato il hanno tagliato tagliato il tagliabile, il modificabile. però hanno lasciato comunque un arco narrativo sull'avventura di Buggy, hanno comunque fatto vedere il passato di Nami e cercato di ricostruirlo nel modo migliore possibile. Ci sono I stati dei tagli? passati, Sì. quelli che si sono visti nei primi archi, li hanno messi tutti, quindi siamo Lineari, stati precisi. contenti. Hanno tagliato su altre cose, vero, Tipo però... un'isola dove c'era il tipo incastrato nel baule del tesoro, Esatto. che sorvegliava un tesoro che era già stato saccheggiato 20 anni prima del suo arrivo. Molto bene. Queste cose chiaramente non le hanno messe, ma a livello di trama, di linearità, di tutto, erano comunque Erano, gestibili. sì, Cioè, tagliabili. nulla di... Anche la ciurma di Kuro, La ciurma tagliata di Kuro. praticamente tutto, tranne i due che dovevano guardare la nave, ma li hanno fatti diventare inserviente e cuoco, quindi Esatto. perfetto. Anche la Anziché, parte di Kuro molto bella, sì, e devo dire. anziché la battaglia in spiaggia, l'hanno fatta direttamente dentro alla villa di Kaya. Molto bello. Scenograficamente ci sta anche molto bene. Sì, l'ho apprezzata molto anch'io, soprattutto l'attore di Kuro era fottutamente uguale. Uguale. Come atteggiamenti, come viso, come fisionomia del viso, veramente Veramente sullo uguale. studio dei volti hanno fatto un lavoro impeccabile. Quindi aspettiamo con grandissima voglia di vedere la
e di proseguire con quella che Vabbè, abbiamo già incontrato. Zoro. Amore, la trama! Zoro. La trama, amore, era solo la trama! Torna, dobbiamo parlare del Giappone! Ah, già. È tornato. Ehi, dai. Volevamo dire, partiamo, se non divorziamo, partiamo per il Giappone, dovete venire con noi, prenotatevi, staremo via 15 giorni dal Dall'1 primo. al 15 di settembre 2024. Esattamente, vi potete prenotare alla nostra email che se sono brava metterò qua sotto. Visiteremo Tokyo, Kyoto e Osaka. Vedremo tante cose super fighe, tipo Universal Studios, tipo il Pokémon Café, Pokémon Center, Kirby Café, Neko Neko Café, Caffè! il Di tutto. Castello Imperiale, i Giardini Imperiali, andremo nel villaggio degli Yokai. Se siamo fortunati troviamo anche la casa di Oda e suoniamo e chiediamo Esatto. anticipazioni sulla seconda, la terza, la quarta e fino alla dodicesima stagione di One Piece. Esattamente. Lo studio Ghibli Park, veramente Tutto il vediamo. santuario della Kitsune. Avremo un sacco di cose da fare, correremo come degli dannati, però ci divertiremo un sacco. Quindi mi raccomando, prenotatevi qua sotto alla nostra mail cuorinerd@gmail.com. Abbiamo spazio per 20 partecipanti. Il prezzo è venuto molto buono. Vi pubblicheremo poi l'itinerario completo Sui appena nostri ho tempo di social, appena lavorarci. riusciamo. E per qualsiasi domanda potete scriverci, domanda, voglia di prenotarvi, vi gireremo il modulo di prenotazione e tutto quanto. Siamo tramite agenzia, quindi non fate bonifico a noi. Quindi state tranquilli, non vi rubiamo i soldi e poi ci andiamo noi in Giappone e non vi portiamo. No, non è così. Non è così. Siamo tramite agenzia, quindi tutti i bonifici verranno fatti all'agenzia. Semplicemente noi abbiamo inventato l'itinerario, quindi è proprio studiato per noi otaku e noi amanti del Giappone. Bene, anche Bene. questo video è concluso e niente, ci vediamo al prossimo Al video. prossimo video. Ciao! Ciao!